buongiorno a tutti e ben ritrovati nell'orto in questo bellissimo periodo. Vedete un bel sole, siamo nell'estate di San Martino e un caro saluto a tutti voi che state festeggiando la festa degli orti in condotta nel giorno di San Martino. Mi trovo nell'orto, sto facendo dei raccolti, sto raccogliendo dei finocchi, dei radicchi che dopo vedremo. Per parlarvi appunto che l'orto non va mai in completo riposo, ma siamo nella fase in cui adesso raccogliamo quello che abbiamo seminato durante il periodo estivo. Quest'anno parleremo dell'importanza dell'acqua, questo oro blu, molto importante perché senza l'acqua le piante non riescono a sopravvivere, nemmeno l'essere umano. L'importanza che ha l'acqua durante tutto il periodo dell'anno è necessaria per far vivere le piante. D'estate abbiamo molto bisogno di acqua e ahimè abbiamo periodi sempre più siccitosi, allora adottiamo tecniche di irrigazione che diano l'acqua alle piante ma senza sprecarla. Durante il periodo autunnale arrivano le piogge e in terreni come questi, ad esempio io mi trovo in un terreno fortemente argilloso, abbiamo il problema del ristagno idrico, che l'acqua si ferma, allora dobbiamo adottare delle tecniche per sgrondare l'acqua in eccesso. Però è molto importante mantenere una certa umidità nel terreno per far vivere le piante. La soluzione ideale per far vivere queste piante in maniera salubre è quella di dare sempre di più sostanza organica al terreno, che dopo vedremo come, per far sì che questa sostanza organica si trasformi in humus, e l'humus ha questa grande capacità di far diventare il terreno come una spugna, assorbe l'acqua e la rilascia graduatamente. L'humus riesce ad assorbire l'acqua 20 volte il suo volume. Provate a pensare una spugna che aumenta 20 volte il suo volume assorbendo acqua e rilasciandola graduatamente in modo che le piante ne abbiano sempre a disposizione durante il suo ciclo vegetativo. Ecco qui, vedete, come vi dicevo, siamo di fronte a un terreno molto argilloso. Vedete, se io lo impasto riesco a fare anche delle palline. Questo però è anche molto friabile, vedete, perché all'interno qui c'è molta sostanza organica. Sostanza organica, come dicevo, riesce, tra la sostanza organica e l'argilla, riesce a mantenere umido il terreno anche in periodi di forte siccità estiva. Come dicevo prima, dobbiamo alimentare il terreno con sostanza organica che la possiamo ricavare quando andiamo a raccogliere. Qui stiamo raccogliendo un finocchio, tutta la parte in eccesso del finocchio, vediamo tutte queste parti qui che si possono anche usare in cucina, però magari quelle rovinate le andremo a mettere nel compostaggio e una volta che il compost è maturo lo andremo a rimettere nel terreno per aumentare la sostanza organica. Stessa cosa possiamo fare quando raccogliamo un radicchio. Ecco qui, il radicchio ormai è pronto in raccolta, lo raccogliamo e possiamo tranquillamente prendere le foglie in eccesso, queste qui, e andremo a metterle nel compost per poter avere compost maturo per alimentare il terreno, perché anche il terreno ha bisogno di essere alimentato, non le piante. Noi quando abbiamo un terreno sano riusciremo a avere anche delle piante sane. Ecco qui oggi possiamo anche mangiare un bel radicchio croccante e come vedete il terreno, anche se ha piovuto molto i giorni scorsi, è sempre molto friabile. Avere un terreno friabile vuol dire anche far meno fatica nel lavorarlo e le piante crescono più sane. Ricordiamoci di quanto importante è l'acqua. Slow Food dedica un anno appunto nel settore educativo per puntualizzare e precisare l'importanza dell'acqua, perché senza acqua non riesce a vivere nessun essere vivente. L'acqua bisogna preservarla, non sprecarla e soprattutto non inquinarla, perché se inquiniamo l'acqua non abbiamo più acqua buona per poter farne uso. Acqua è vita, un'acqua inquinata vuol dire una vita non buona. Allora cerchiamo di, uno, preservarla, non sprecarla, ma due, soprattutto cerchiamo di non inquinarla, perché l'acqua è sempre quella che gira sulla terra. Se la inquiniamo ci troveremo praticamente ad avere un alimento inquinato per produrre il nostro cibo.
E con questo vi saluto e vi auguro una buona festa di San Martino. San Martino che una volta era la fine dell'anno contadino in cui si facevano i resoconti dell'anno passato, ma già si pensava all'anno futuro. Si cominciava nei campi a seminare il grano e nell'orto possiamo comunque piantare giù aglio, cipolle e scalogno. Necessario per poter raccogliere il prossimo anno un buon raccolto di queste piante. Un caro saluto e una buona continuazione di festa a tutti voi.